Benvenuti e bentornate in un mio nuovo video. Oggi però è un video carino, simpatico. Parliamo di quei prodotti che possono essere utilizzati in modo pratico e veloce, soprattutto in estate, che riguardano le labbra e le guance. Sono quei prodotti multifunzionali che regalano alle labbra e alle guance un colore naturale, un colore straordinario, da un effetto luminoso e facili da usare, facili da portare e sicuramente convenienti. Texture leggere ma ricche e che riescono a dare delle sfumature incredibili che vanno dai rosa al rosso sulle guance e sulle labbra. Vediamo quali sono i migliori e vediamo quali vi consiglio per quest'estate 2024. Il primo è il numero 1 di Chanel, il balsamo labbra di Chanel. Una texture leggera ma molto pigmentata. Un colore vivace, protagonista è la camelia rossa, che rende questo balsamo sia per le guance che per le labbra un balsamo rimpolpante, idratante, che si fonde molto bene con la pelle. Il secondo è il Lip & Cheek Glow di Charlotte Tilbury, una colorazione vivace, un prodotto emolliente, idratante, con vitamina E e cellule staminali delle foglie di lampone. Addolcente, dà luce e rende le labbra vellutate. È della collezione Pillow Talk, desideravo sempre prenderlo, però tra una cosa e l'altra, diciamo, mi sono sempre un po' poi orientata magari su altro, ma questo è veramente un prodotto eccellente. Il terzo è del dottor Aurusca, è un prodotto delicatissimo, un prodotto nutriente con pigmenti minerali e ingredienti naturali. È un prodotto molto delicato e con olio di mandorle e boccioli di rosa, nutriente, lascia le labbra luminosissime. Il quarto prodotto è della Honest Beauty e questo io me lo trovo. Allora, è un prodotto cremoso, molto bello. Stavo cercando la lente di ingrandimento, eccolo qua, un bellissimo colore. È un prodotto vegan, mora, lampone e uva, troviamo all'interno, è cremosissimo, è bellissimo questo prodotto, un colore straordinario, è un pesca abbastanza, devo dire, aranciato, però basta saperlo appunto dosare. Lo trovate su Look Fantastic, ha quattro tonalità di colore. Adesso mi sembra che non era ancora disponibile, però credo che torni molto presto disponibile. Questo è molto bello come prodotto, a me piace tantissimo. La Honest Beauty prima si trovava da Douglas, adesso si vede che hanno cambiato e non la troviamo più da Douglas, ma la troviamo su Look Fantastic. Lo sto applicando, si applica, vedete, molto molto bene ed è anche molto bello. Quinto posto è Puro Bio, non sentiamo più parlare di Puro Bio, ma è un'ottima azienda, lo sapete. E Lip to Cheek, eccolo qua, famosissimo, è bellissimo il colore, naturale, morbido, cremoso, è bellissimo il colore perché è un rosa proprio pallidino, e è anche molto molto bello, a me piace tantissimo, anzi ve lo faccio vedere da quest'altro lato, eccolo. E non so se lo riuscite a vedere, è molto molto bello, è un bel colore e potete utilizzarlo sia sulle labbra che sulle gote. E Puro Bio ha creato questa colorazione morbida, leggera, ma nello stesso tempo anche luminosa, si stende bene e mantiene idratate le labbra. Il sesto prodotto è il matitone di Green Me di Kiko e questo è un matitone che potete utilizzare sia come balsamo labbra che come blush, molto pratico, è bello, bellissimo il colore, ve lo faccio vedere, eccolo, stupendo, è molto intenso, quindi lo dovete saper dosare, molto molto bello, a me piace tanto, poi è tutto a base di ingredienti naturali, è morbido,
è anche oleoso perché all'interno abbiamo olio di mandorle dolci, è un ottimo prodotto da poter anche portarsi dietro, molto pratico. Il settimo prodotto l'ho inventato un po' io. Allora, è l'ultimo acquisto che ho fatto di Fenty Beauty, Riri. Questo è un blush, però vi giuro che sulle labbra è fantastico. L'ho provato, è da Dio. Morbidissimo perché chiaramente è morbido, perché è cremoso e quindi si stende molto bene sulle gote e sulle guance, ma sulle labbra è qualcosa di meraviglioso. È morbidissimo e dà anche un po' di luminosità e riesce a mantenere sempre morbide e idratate le labbra. L'ottavo posto, se non sbaglio, è di Kiko. Ve lo ricordate il Juicy Tint? Questo è lip e cheek, era proprio un lip, eccolo, che si poteva utilizzare sia sulle labbra che anche sulle gote, morbido, leggero, chiaramente non è un prodotto pesante, però guardate, lascia quella colorazione proprio tipica, eccola, del blush, luminosissimo, bello, un bellissimo prodotto, l'ho utilizzato un sacco di volte e questi sono prodotti pratici anche da portare in viaggio, perché voi basta uno o due di questi e potete scambiarli come volete, quindi sono molto pratici, ripeto, funzionalissimi. La colorazione che ho scelto è lo 01, se ancora insomma c'è questa linea. Nono prodotto ed è l'ultimo, questo è fantastico. Mi sembra che più volte ve l'abbia nominata e ve l'ho fatta vedere, una matita di pupa, ma questa è un 3 in 1, labbra, occhi e guance. È spettacolare, più volte mi sembra che vi ho fatto vedere come si realizza molto bene il contouring o un semplice blush o terra con questa matita, perché ha una colorazione stupenda, ma ve la voglio proprio far vedere perché è meravigliosa questa matita. Si spalma che è una meraviglia. Attenzione, prendo un pennello perché ve lo voglio proprio far vedere ed è stupenda. Cioè, voi con questa matita avete risolto tutto. Guardate che cosa fa questa matita. È bellissima. Calcolate che io poi avevo anche un'altra tipologia, magari di blush, avevo un'altra tipologia di prodotto, ma questa è stupenda. Meravigliosa, guardate quanto è bella. Poi, volendo, potete anche sistemarne un po' qua. E questa la potete usare anche sugli occhi, che si sfuma, che è una bellezza, e la potete utilizzare anche sulle labbra. Questo è un prodotto che io l'ho tenuta per ultimo, ma vi giuro, io ci vado pazza. Guardate come segna bene le mie gote. È bellissima. Vi dico la numerazione, che è la numero 86 di Pupa. Bene, io adesso vi lascio. Questi erano tutti i prodotti che vi ho presentato. Spero che possiate trovare fra questi qualcosa che vi può incuriosire, interessare, magari per un futuro acquisto. Sono prodotti multifunzionali, sono prodotti pratici, prodotti facili da portarsi dietro in viaggio, dovunque. Sono prodotti adatti per le donne, soprattutto per noi che andiamo sempre di corsa, che siamo sempre in super velocità, no? Quindi ogni volta che dobbiamo fare una cosa, assolutamente ci dobbiamo mettere meno tempo possibile. E quindi questi sono dei prodotti praticissimi. Io spero che il video vi piaccia, spero che possiate scegliere appunto il vostro prodotto preferito. Io adesso vi lascio, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, mettere qualche like se volete e ricordate che nel mese appunto di agosto sto cercando di fare video molto più leggeri e di soprattutto recensire palette importanti che mi trovo e quindi creare nuovi look. Io adesso vi lascio e vi do l'appuntamento al prossimo makeup tutorial.